Un saluto a tutti i lettori di HD Blog e benvenuti a questa video recensione dedicata a Fable Anniversary. Sono passati 10 anni da quando Fable fece la sua comparsa sulla prima Xbox, un decennio fitto di avvenimenti che ha visto il mondo videoludico raggiungere non una seconda, ma addirittura una terza generazione di macchine da gioco, facendo del multiplayer online uno dei bisogni primari dei videogiocatori. Eppure le sensazioni provate affrontando la prima citata avventura difficilmente si sono ripetute nel corso degli anni, se non grazie a Fable 2, vera e propria opera d'arte che riuscì a incarnare quanto annunciato da Molyneux proprio nel 2004, purtroppo non raggiunto con Fable 6. Effettivamente il primo capitolo della saga era pregno di caratteristiche interessanti, ma i limiti tecnici della macchina da gioco si trasformarono in una tagliola virtuale che recise inesorabilmente quella concezione tanto promessa dal responsabile della casa di Redmond. Dopo 10 anni torniamo a parlare di Fable grazie a un porting del gioco aggiornato alla tecnologia odierna, in grado di proporre un motore grafico rinnovato e molto altro ancora. Ma procediamo con ordine. La storia narra l'epopea di un ragazzo che assiste in prima persona alla morte del padre e al rapimento della propria madre e dell'amata sorella. Il tutto si trasforma quindi in un vero e proprio viaggio, in cui il giocatore si troverà a gestire completamente il proprio alter ego virtuale, il quale verrà ben presto accolto dalla gilda degli eroi. Lo stesso protagonista si accorgerà ben presto di essere un vero e proprio guerriero leggendario, il quale ovviamente si metterà sulle tracce dei parenti scomparsi. Ci fermiamo qui, ovviamente non vogliamo anticiparvi nulla, anche se siamo sicuri che la maggior parte di voi abbia già affrontato Fable 10 anni fa. La quest principale è impreziosita da una serie di sottomissioni e subquest, purtroppo in numero non proprio fitto. L'avventura è quindi completabile in circa 12 ore, a causa di una vastità delle aree esplorabili davvero poco pronunciata. Ma cosa faceva di Fable un prodotto innovativo? All'epoca Molyneux spopolava grazie a Black and White, un titolo dove il giocatore vestiva i panni di una divinità e aveva il potere decisionale su ogni aspetto. Ogni scelta intrapresa andava a gravare, in bene o in male, sull'ambiente di gioco. In Fable la premessa era la stessa. L'eroe poteva scegliere quali comportamenti tenere e ovviamente osservare le reazioni di tutto ciò che gli stava attorno. La reputazione quindi era modificabile semplicemente scegliendo come portare a termine le quest, tenere determinati atteggiamenti in pubblico e molto altro ancora. Al nostro passaggio potevamo quindi ascoltare i nomignoli affibbiatici, offese, proclami e similia. Inoltre la possibilità di sfruttare una serie di gesti poteva esaltare la cosa, sia ballare che strizzare l'occhio o addirittura emettere dei sonori divertenti peti. Tutte queste caratteristiche sono state mantenute in Fable Anniversary, il tutto però associato ad alcune novità. Il sistema di controllo si basa su quanto visto nel secondo episodio. I 3 tasti adibiti agli attacchi vengono di fatto sfruttati e non solamente per sopravvivere in combattimento e contando su offensive in mischia tramite l'utilizzo di un arco o poteri magici, ma anche per livellare il proprio personaggio. Ogni punto esperienza può essere quindi speso per aumentare una delle 3 abilità e al contempo modificare l'aspetto del protagonista. I maghi esperti vedranno infatti una forte luce blu fuoriuscire dalle vene. Lo stesso fisico del personaggio poteva essere modificato, quindi, mangiando in modo da farlo ingrassare, cambiare taglio di capelli, barba e molto altro ancora. Se da un lato il gameplay è ora apprezzabile, il sistema è afflitto purtroppo dai medesimi problemi riscontrati un decennio fa. La navigazione tra i vari menu è senza dubbio scomoda, e lo stesso vale per il passaggio da una magia all'altra, che può trasformarsi in una pratica non proprio immediata. La soluzione funzionava effettivamente bene su PC, complice la possibilità di sfruttare i tasti numerici, ma su Xbox 360 ci troviamo di fronte a uno scoglio non indifferente. Le fasi di combattimento sono inoltre rese leggermente difficoltose da un sistema di lock dei nemici non proprio immediato. Di conseguenza capiterà spesso di dirigere gli attacchi accidentalmente all'indirizzo dei vari alleati. Con pazienza e attenzione però il tutto può essere semplicemente aggirato. Purtroppo il lavoro di porting non è stato eseguito a regola d'arte. Sembra infatti che la fase di ottimizzazione sia stata totalmente saltata. Di conseguenza abbiamo riscontrato una serie di rallentamenti e cali di frame rate, soprattutto nel mezzo delle aree più vaste. Sono purtroppo presenti svariati bug, texture caricate lentamente e fastidiosi effetti di pop-up legati ai nemici.
Inoltre, i caricamenti tra una location e l'altra sono di una flemma quasi imbarazzante. Sottolineiamo che Microsoft ha già rilasciato una patch in grado di risolvere alcuni dei prima citati problemi e che installando il gioco è possibile aggirare i rallentamenti, ma ci troviamo di fronte a un prodotto davvero poco curato. Il comparto audio è ancora una volta incredibile e possiamo tranquillamente affermare che il parlato di Fable è senza dubbio uno dei migliori mai riscontrati nella storia del videogioco. Fable Anniversary piace e diverte come 10 anni fa. Purtroppo la conversione non rende giustizia a un prodotto davvero interessante, risultando poco curata. Inoltre molte meccaniche, come la presenza di aree poco vaste o i menu labirintici, risultano davvero poco funzionali. Questo è un vero peccato perché Fable 2 ha saputo segnare un'epoca, per questo ci aspettavamo un prequel riveduto e corretto. Per questa breve video recensione è tutto, grazie per essere stati con noi e vi aspettiamo sulle nostre pagine di games.hdblog.it.